Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò. E la distruzione di quella casa fu grande. In questo brano del Vangelo meditiamo sull'attenzione che noi prestiamo agli insegnamenti trasmessi da Gesù. Egli ci dice infatti che un albero buono non può produrre un frutto cattivo e viceversa, così come l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore non può che trarre del bene e un uomo cattivo non può che dal suo cattivo tesoro del cuore trarre del male. Gesù ci invita a guardare alla nostra vita, a porre attenzione alle nostre scelte e di conseguenza ci esorta ad ascoltare le sue parole e a metterle in pratica. In questo modo soltanto potremo somigliare a colui che con intelligenza e saggezza costruisce la sua casa sulla roccia. Seguire il mondo con le sue logiche, le sue mode, le sue priorità, le sue economie, ci pone in una condizione di instabilità. Ci fa essere vulnerabili e facilmente declassabili, poiché ogni cosa di questo mondo passa. Se infatti fondiamo la nostra vita sulle cose passeggere del mondo, rischiamo di vedere prima o poi in frantumi ogni cosa di noi. Solo seguendo le orme di Gesù saremo intelligenti e saggi e sapremo gestire al meglio e facilmente tutte le difficoltà che la vita ci presenta quotidianamente, perché Egli e le sue parole non passeranno mai. O Padre misericordioso, fa che io possa essere l'uomo buono che dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene per sé e per gli altri. Conducimi verso la tua parola, attraimi a te che sei verità, e fammi diventare una persona che in tutto somiglia al tuo figlio Gesù. Mi impegno ad ascoltare la parola di Dio e a metterla in pratica. Buona e santa giornata. Dio vi benedica.